Io solo, Scipione, ridiedi speranza a Roma. Io solo, seppi propiziare un futuro di gloria e di potenza. Cartagine, favorita dalla sua natura di città di terra e di mare, appare predestinata ai traffici commerciali. Nasce come una piccola colonia fenicia, fiorisce come il più potente stato mercantile del Mediterraneo. All'apice della sua potenza, Cartagine è coinvolta in una serie di durissimi scontri con Roma. Sono le guerre di impegno totale che portano alla ribalta generali come Annibale e gli Scipioni. Ma sono anche le straordinarie imprese militari che decretano la fine di Cartagine e il trionfo di Roma. Proveniente da Tiro, un gruppo di fuggiaschi approda sulle coste dell'Africa settentrionale. Sono i Fenici, che secondo una tradizione consolidata, fondano una colonia sulla collina di Birsa, nel Golfo di Tunisi. Altro che una grande fattoria fenicia, la definisce Virgilio. Nata dall'intraprendenza di una donna, Didone, perseguitata dal tiranno Pigmalione. Diventerà la capitale di un potente impero. Prenderà il nome di Cartagine e Didone sarà la sua prima regina. Intrepida e coraggiosa, morirà suicida maledicendo Enea che l'aveva abbandonata. Enea è l'eroe troiano approdato nel Lazio che i romani consideravano loro progenitore. Così Virgilio profetizza l'odio tra Cartagine e Roma, che si tradurrà nelle tragiche guerre puniche. I cartaginesi, navigatori e commercianti, estendono i loro confini dalle coste libiche allo stretto di Gibilterra, alla Sicilia orientale, alla Sardegna, fino alla Spagna meridionale. Si tratta di un impero marittimo che controlla tra Europa e Oriente il commercio della porpora, dell'avorio, degli schiavi e dei metalli preziosi. Di Cartagine si ricordano le scuole per gli studi di astrologia e di geografia, e il celebre trattato di agricoltura di Magone. La vita religiosa costituiva l'essenza della civiltà cartaginese, ma sacerdoti e sacerdotesse avevano eliminato dal culto del dio Baal i sacrifici di fanciulli propri della tradizione precedente. Il Tophet, il luogo dove avvenivano i sacrifici, continuava però a essere sacro. Su numerose stele qui rinvenute spicca il cosiddetto segno di Tanit, un triangolo sormontato da una sbarra e da un circolo. Il segno di Tanit viene comunemente associato alla dea Tanit Pene Baal, la maggiore divinità punica insieme a Baal Ammon. La raffigurazione del dio sulle steli serviva a ricordare a chi era dedicato il sacrificio e a ringraziare il dio per aver dato ascolto alle preghiere. L'esercito cartaginese era composto da mercenari. I cavalieri provenivano dalla Numidia, i fanti dalla Libia, i frombollieri dalle Baleari e dalla Spagna.
erano invece cartaginesi i generali e gli ammiragli, che secondo un'antica tradizione orientale, in caso di sconfitta, rischiavano la crocifissione. Cartagine possedeva una grande flotta, che la rese padrona del Mediterraneo. La prima guerra punica aveva sancito la fine delle relazioni pacifiche fra Roma e Cartagine. Dopo la sconfitta, i cartaginesi danno il via a un'energica ripresa, la cui principale direttrice è l'espansione in Spagna. La penisola iberica, infatti, ricca di metalli preziosi e patria di eccellenti soldati, offre tutto quanto può servire a risollevare le sorti di Cartagine. Protagonista di tale ripresa fu la famiglia dei Barca. Amilcare Barca, esponente della fazione antiromana, è il rappresentante più in vista del ceto mercantile cartaginese. Trasferitosi a Cadice, antica colonia cartaginese, raccoglie mercenari provenienti dalle città costiere e dall'Africa, formando un esercito compatto e pronto a seguirlo ovunque. ...238 a.C. Amilcare inizia la sua campagna d'espansione spostandosi a nord verso il fiume Ebro e a est verso il Mediterraneo. Frapati d'alleanza e spedizioni di conquista, nel giro di pochi anni nasce il regno cartaginese di Spagna e una nuova città, Lucentum, l'attuale Alicante, dove Amilcare stabilisce la sua dimora. Nel 229 a.C., Amilcare, a soli 46 anni, muore travolto dalle acque di un fiume per sfuggire a un'imboscata. Il successore di Amilcare è il genero Asdrubale, che consolida il potere nelle province conquistate e si rivela un grande negoziatore. Fra i numerosi accordi firmati, fondamentale è quello con Roma del 226 a.C. È il cosiddetto Trattato dell'Ebro, dal nome del fiume indicato come linea di demarcazione tra le province spagnole di Cartagine e le regioni di influenza romana. Asdrubale si impegna a non compiere azioni militari al di là di quel confine. A sud di Alicante, Asdrubale fonda Cartago Nova, l'attuale Cartagena. Sarà la capitale dei possedimenti cartaginesi in Spagna. Nel 221 a.C., Asdrubale muore, assassinato da uno sconosciuto. Il suo successore è Annibale. Annibale, personaggio enigmatico, è protagonista di una vendetta contro i romani, promessa al padre e al dio Baal, e destinata a segnare il suo futuro. Dopo aver organizzato un esercito permanente e ottenuto il consenso del governo cartaginese, Annibale cerca una motivazione pubblica per entrare in guerra con Roma. Sarà l'attacco a Sagunto a provocare il casus belli. Sagunto, porto di secondordine e scalo per le navi provenienti dall'Oriente, è situata al confine dell'area di influenza cartaginese, ma sotto la tutela di Roma. Nel marzo del 219 a.C., Annibale assedia Sagunto, malgrado l'ingiunzione del Senato romano di non attaccare la città. Sagunto resiste per 8 mesi, ma alla fine deve cedere. Ai vinti non è concessa la pietà del vincitore. I cittadini sono trucidati. Il Senato romano invia ambasciatori a Cartagine. Vuole la restituzione di Sagunto e la consegna di Annibale. I cartaginesi rifiutano. La guerra di Annibale contro Roma diventa quella di Cartagine. La seconda guerra punica.
Con 12.000 cavalieri e 90.000 fanti, Annibale parte da Nuova Cartagine, diretto in Italia. È la primavera del 218 a.C. I punti di forza dell'esercito di Annibale sono la cavalleria numida e gli elefanti provenienti dall'Africa. Annibale si dirige verso Ilici, supera Alicante, Valencia, Sagunto e arriva al fiume Ebro. Attraversato il fiume, raggiunge la Ibera. Qui lo attendono alcune tribù ostili. Dopo averle sconfitte, Annibale supera i Pirenei e in soli 15 giorni arriva al Rodano. Per far procedere gli elefanti oltre il fiume, Annibale fa costruire zatteroni ricoperti di erba, terreno e sassi. Enormi otri pieni di paglia servono ad assicurare una maggiore stabilità alle zattere. Intanto a Roma falliscono i piani di guerra contro Cartagine. Rientrano le 160 navi e le due legioni affidate a Sempronio, sbarcate in Sicilia per passare in Africa. Publio Cornelio Scipione, padre di Scipione l'Africano, aveva avuto il compito di fermare Annibale sul territorio iberico. Dovrà affrontarlo in Italia. Sbaragliato un gruppo di Celti appostati sulle rive del Rodano e elusa la vigilanza di Scipione che lo aveva raggiunto e lo seguiva, Annibale giunge ai piedi delle Alpi francesi abbastanza agevolmente. Gli allobrogi gli forniscono armi, viveri, indumenti e calzature da montagna. Ma la discesa delle Alpi italiane è lunga e faticosa. Per procedere, Annibale fa liberare dalla neve un enorme roccione. Lo fa ricoprire di legna resinosa e bruciare, versando barili di aceto per corrodere la roccia. Sono gli ultimi mesi del 218 a.C. Annibale arriva nella Valle Padana e sul Ticino giunge infine allo scontro con Scipione. I cartaginesi ottengono la loro prima vittoria contro Roma. Analogo esito presso il fiume Trebbia. Annibale si schiera sulla sponda sinistra del fiume, presso Sarturano. Scipione, sulla sponda destra, attende l'arrivo di Sempronio. Scopo del piano di Annibale, che ha meno uomini dei romani, è portare il nemico allo scoperto. Annibale fa distribuire un sostanzioso pasto ai soldati e abbondante foraggio ai cavalli. Con 1.000 fanti e 1.000 cavalieri, suo fratello Magone si nasconde in una macchia. Il segnale della battaglia sorprende la cavalleria romana stremata dal freddo, mentre quella cartaginese è in piena forma. Nella mischia entrano i frombolieri con gli elefanti. Quando Magone assale i romani alle spalle, all'esercito romano non rimane che combattere per la salvezza. 217 a.C. Annibale riprende la marcia attraverso gli Appennini. Sferzati da piogge torrenziali, i soldati procedono con il fango alle ginocchia. I cavalli e l'unico elefante superstite, il mitico Surus citato da Plinio, rischiano di affogare. Lo stesso Annibale perde l'occhio sinistro per un'infezione al bulbo oculare. Ma Annibale ha un solo pensiero: il nemico. Giunto a Cortona, Annibale compie una deviazione verso Oriente, dirigendosi al lago Trasimeno. Lo incalzano le legioni dei consoli Flaminio e Servilio. Annibale decide allora di giocare d'astuzia. La sera del 23 giugno ordina che siano accesi dei fuochi sulle colline del Tuoro per simulare un accampamento.
ma schiera i suoi sulle pendici adiacenti il lago. La mattina successiva, la nebbia aiuta l'audacia di Annibale. Le legioni romane in marcia di trasferimento non hanno il tempo di disporsi nel loro abituale assetto di battaglia e sono costrette a combattere in ordine sparso, venendo facilmente sospinte verso il lago. Il grosso dell'esercito romano è accerchiato e annientato. Lo stesso console Flaminio cade in combattimento, mentre Servilio cerca scampo nella fuga insieme a pochi sbandati. A Roma, nel momento del supremo pericolo, viene nominato dittatore Quinto Fabio Massimo. È il famoso temporeggiatore che usava la guerriglia per logorare il nemico. La sua tattica servì a ritardare, ma non a impedire la catastrofe. 2 agosto 216 a.C., battaglia di Cannae. La conformazione del terreno nei pressi di Cannae ne fa la zona ideale per affrontare i romani in campo aperto. Il fiume Ofanto, impetuoso ma di facile guado, limitava l'area della battaglia. Senza speranza di ricevere aiuto, tagliato fuori da Cartagine e dalla Spagna, Annibale poteva contare solo sull'entusiasmo di un esercito fino a quel momento vittorioso. I cartaginesi sono 40.000 contro 80.000 romani. La battaglia, preordinata da Annibale con rigore matematico, dura un unico giorno, con 49.000 morti fra i romani, tra cui lo stesso console Emilio Paolo, e 28.000 prigionieri. Per i cartaginesi solo 5.000 caduti, tutti galli che Annibale aveva destinato al massacro. La disfatta dei romani procura ad Annibale l'alleanza di molte città dell'Italia meridionale. Dopo Cannae, la strada per Roma è ormai aperta. Ricca, abbondantissima, morbida, dice Livio, con templi, fori, teatri e le terme, Capua sorgeva dove oggi si trova la città di Santa Maria Capua Vetere. A Capua, Annibale sperava di trovare una base sicura e un'alleanza militare. I soldati di Annibale, prima di riprendere i loro doveri militari e di guerra, si concedono un momento di svago. Intanto Roma si prepara a sferrare una vittoriosa controffensiva su tutti i fronti di guerra. La fiamma sacra del Tempio di Vesta aveva ricevuto l'omaggio del popolo. Quando l'avanzata di Annibale aveva fatto temere il peggio, si era tenuta infatti una cerimonia religiosa pubblica, nella quale erano state inviate suppliche a 12 dei, fra cui Vesta. All'interno del tempio ardeva un fuoco perenne, simbolo della continuità della vita di Roma. Il tempio, che si trovava nel foro romano, era stato ricostruito dopo la fine della prima guerra punica, perché un incendio lo aveva distrutto. Il compito di tenere sempre vivo il fuoco sacro spettava alle vestali, che diventavano sacerdotesse tra i 6 e i 10 anni e prestavano servizio a Vesta per i 30 anni successivi. Le vestali vivevano in un edificio collegato al tempio, la casa delle vestali. Le sacerdotesse di Vesta venivano scelte dal Pontefice Massimo, la suprema autorità religiosa di Roma, che esercitava su di loro la patria potestà. Le vestali, unico sacerdozio femminile esistito a Roma, godevano di una dignità sacra enorme. Il condannato a morte, da loro casualmente incontrato, veniva graziato. La vestale colpevole di aver lasciato estinguere il fuoco sacro veniva seppellita viva. La
La conquista di Siracusa, città fortificata da mura colossali, è opera di Claudio Marcello, il console che per le sue 40 battaglie si era conquistato la fama di grande uomo d'arme. Siracusa, una volta fedele alleata di Roma, era passata dalla parte di Cartagine, diventando punto di riferimento essenziale per Annibale, che non perdeva occasione per ripristinare i collegamenti con la sua patria. 212 a.C. Siracusa è espugnata dopo 2 anni di assedio dai legionari di Marcello, che approfittando delle feste in onore di Artemide, dea ellenica della fecondità qui rappresentata con molte mammelle, sorprendono i difensori delle mura ubriachi. Cade così la più fiorente delle città mediterranee e cade per mano di un condottiero il cui valore verrà riconosciuto dallo stesso Annibale. Alla morte di Claudio Marcello, avvenuta qualche tempo dopo la caduta di Siracusa, Annibale ne invia le ceneri a Roma in un'urna d'argento. Durante il saccheggio di Siracusa trova la morte anche Archimede, il leggendario matematico, ucciso da un legionario che non lo aveva riconosciuto. 207 a.C. Asdrubale, il fratello di Annibale, giunto in Italia con un esercito di rinforzi, viene affrontato dai romani sul fiume Metauro. Qui, dopo 12 anni di guerra, tra le rive coperte di canneti, i cartaginesi subiscono la prima grande sconfitta. Asdrubale si accampa a pochi chilometri da Fossombrone, riparato dal Monte degli Sterpesi. Vicino a Fano si schierano le 12 legioni dei consoli Claudio Nerone e Livio Salinatore, con le 2 legioni del pretore Porcio Licinio. Malgrado una strenua difesa e un furioso corpo a corpo con i legionari romani, le truppe cartaginesi arretrano di fronte all'assalto improvviso della cavalleria di Claudio Nerone. Asdrubale, gettatosi nella mischia a sprombattuto, ritrova la morte con la spada in pugno. Claudio Nerone, al suo ritorno nei quartieri meridionali situati di fronte all'accampamento di Annibale, fa scagliare ai piedi del suo avversario la testa di Asdrubale. Ma il nemico più temibile dei cartaginesi è il giovane Scipione, il cui genio militare si dimostrò pari a quello di Annibale. Eletto console nel 205 a.C., ottiene il governatorato della Sicilia con facoltà di portare la guerra in Africa. Lo scontro e la vittoria contro Cartagine lo renderanno immortale con il famoso soprannome di Africano. 203 a.C. Scipione sbarca in Africa. Cartagine, intimorita dalla sua minacciosa presenza, decide di richiamare Annibale in patria. Per il generale cartaginese si avvicina lo scontro decisivo. La battaglia di Zama, nel 202 a.C., segnerà la sconfitta in patria del condottiero invincibile in terra straniera. Presso Naraggara, 80 km a nord-ovest di Zama, le truppe di Annibale affrontano quelle di Scipione e del suo alleato Massinissa. 80.000 soldati si gettano nella battaglia. Annibale manda avanti gli elefanti, ma Scipione ordina di suonare tutte le trombe e di bersagliare i pachidermi con centinaia di dardi. Nella confusione generale, cadono per primi i mercenari di Annibale, mentre la fanteria resiste ostinatamente. Le truppe di Annibale, accerchiate dalla cavalleria numida, non possono né vincere né fuggire, come scriverà Livio. La guerra è persa. Nonostante Annibale speri in una pace senza vergogna, Cartagine sarà costretta ad una resa umiliante. La perdita di tutti i domini esteri e limitazioni nel proprio territorio. Il divieto di dichiarare guerra senza il consenso di Roma. La consegna di gran parte della propria flotta, di tutti gli elefanti e di un'enorme indennità. Annibale, l'eroe che aveva osato sfidare Roma, il temerario che aveva portato le armi in territorio straniero, si darà alla morte con il veleno.
La disfatta di Zama non rappresenta la fine di Cartagine. Nell'arco di un decennio, essa torna a incutere timore fra coloro che, come Catone, non hanno mai smesso di richiedere il suo annientamento. 149 a.C. Roma ignora le continue controversie tra Cartagine e Massinissa, il re di Numidia, che vuole estendere il suo regno a spese dei cartaginesi. Ma quando Cartagine risponde con le armi, i romani inviano in Africa un esercito di 80.000 soldati. Lo guida Scipione Emiliano, che dopo la distruzione di Cartagine prenderà il soprannome di Africano Minore. Le statue vengono fuse per farne armi. Le donne sacrificano le proprie trecce per ricavarne corde per gli archi. Così l'eroica Cartagine si prepara a difendersi dal nemico. Dopo un durissimo assedio, malgrado la resistenza ad oltranza, Cartagine è sopraffatta e messa a ferro e fuoco dai legionari romani. È il 146 a.C. I soldati entrano nelle case, uccidono e distruggono, lasciando dietro di sé cumuli di macerie e di cadaveri. 100 coppie di buoi che trascinano aratri dividono in solchi profondi il terreno, dove i romani gettano sale affinché in quel luogo sia per sempre negata ogni forma di vita. È Scipione che pronuncia la formula della maledizione eterna e che piange sulle rovine. Da quel momento Cartagine sprofonderà nel buio per fare spazio al fulgore di Roma.